casa della perla, vastissima, dove ci si raduna al mattino per costituire le squadre di lavoro e alla sera per venire contate. Di fronte alla piazza della perla c'è una viola dall'erba accuratamente rasa, dove si montano le forche quando occorre. Abbiamo ben presto imparato che gli ospiti del lager sono distinti in tre categorie: i criminali, i politici e gli ebrei. Tutti sono vestiti a righe, sono tutti affliggere, ma i criminali portano accanto al numero cucito sulla giacca un triangolo verde, i politici un triangolo rosso, gli ebrei che costituiscono la grande maggioranza portano la stella ebraica rossa e gialla. Le SS ci sono, sì, ma poche e fuori del campo e si vedono relativamente di rado. I nostri padroni effettivi sono i triangoli verdi, i quali hanno mano libera su di noi e inoltre quelli fra le due altre categorie che si prestano a secondarli, i quali non sono pochi. Ed altro ancora abbiamo imparato. Più o meno rapidamente, a seconda del carattere di ciascuno, a rispondere io voglio, a non fare mai domande, a fingere sempre di aver capito. Ora che noi raschiamo diligentemente il fondo della gabella dopo il raggio e la teniamo sotto il mento quando mangiamo il pane per non disperdere le briciole. Anche noi adesso sappiamo che non è la stessa cosa ricevere il mesto di zuppa prelevato dalla superficie o dal fondo del mastello, e siamo già in grado di calcolare in base alla capacità dei vari mastelli quale sia il posto più conveniente a cui aspirare quando ci si mette in coda. Abbiamo imparato che tutto serve: il fil di ferro per legarsi le scarpe, gli stracci per cavarne pezzi da piedi, la carta per imbottirsi abusivamente, la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d'altronde tutto può venire rubato, anzi viene automaticamente rubata appena la tensione si rilassa, e per evitarlo abbiamo dovuto apprendere l'arte di dormire con il capo sotto un fagotto fatto con la giacca e contenente tutto il nostro avere, dalla gamella alle scarpe. Conosciamo già in buona parte il regolamento del capo, che favolosamente comunicato. Innumerevoli sono le proibizioni: avvicinarsi a meno di 2 metri dal filo spinato, dormire con la giacca o senza mutande, o col cappello in testa, servirsi di particolari lavatoi e latrine che sono New York Cups.
giorni non descritti, uscire in barca con la giacca sbottonata, portare lo piazzato, portare sotto gli ali di carta o paglia contro il freddo, lavarsi altrimenti che addosso nudo. Infiniti e insensati sono i riti da compiersi ogni giorno. Se una scarpa fa male, bisogna presentarsi alla sera